si vota la fiducia a un governo dimissionario, è un non senso. È stato l'ultimo sgarbo, l'ultima vendettina del cattivo perdente nei confronti del Senato, che gli italiani non hanno voluto sciogliere come lui aveva preteso. Se si va a votare subito significa che il referendum continua, ci sarà un nuovo scontro referendario purtroppo fra due estremismi, quello di Renzi che non accetta la sconfitta e quello dei 5 Stelle che dicono: ha visto com'è poco capace e poco dignitoso lui, allora vinciamo noi. Ma sarebbe un disastro per il paese se Renzi avesse un minimo di decoro, non dico di senso dello Stato, chiederebbe ad un suo compagno di partito, per esempio a Graziano Del Rio, di guidare un governo con due compiti senza spocchia. Dovrebbe cercare in Parlamento una larga intesa per la riforma elettorale e l'altra cosa è mettere in sicurezza i conti pubblici, perché tutto il mondo ha capito che la finanziaria aveva spese certe e entrate incerte e una tantum. Se non li metti in sicurezza, nonostante la ottima reazione dei mercati, l'apocalisse non c'è stata, creerai guai per il nostro paese. Queste due cose le fai, le puoi fare anche rapidamente, se hai l'atteggiamento giusto, e poi vai a votare.